Ti chiedo, hai sentito Santoro? Cioè, qui c'è un punto, no? Sì. Visto da lì e parlando con gli ucraini lì, e ci sei stata due o tre volte già dentro quella guerra lì, c'è una possibilità, da parte loro c'è, al di là della propaganda, la vedono la possibilità di un negoziato? È chiaro che ci vogliono delle cessioni territoriali, al di là di tutto, è chiaro che tu devi dare qualcosa a Putin, no? Che si chiami Mariupol, che si chiami Kharkiv, comunque lui ha bisogno di tornare al 9 di maggio alla grande festa nazionale russa con qualche cosa che possa dirgli ho vinto, altrimenti è Putin che viene travolto, no? Mariupol, a quanto sembra dalle previsioni, se la prenderà da solo Putin. Quello che sicuramente, ci sono due cose che dobbiamo tenere conto. La prima, diceva Michele Santoro, la resistenza ucraina ha funzionato. Putin in questo momento è consapevole di avere dei problemi nel portare avanti questa guerra, può essere il momento giusto per trattare. Questa resistenza ha funzionato anche per le armi che l'Occidente ha dato alla resistenza ucraina nel 2014. La resistenza ucraina non ha funzionato, la Russia si è presa la Crimea, e questo perché l'esercito ucraino a malapena esisteva. Qual è il problema e il motivo per cui gli ucraini in questo momento non si fidano? Putin prende la Crimea e uno potrebbe dire lasciamogli la Crimea. Se non fosse che la Crimea è strategica per dare il via all'invasione che c'è stata oggi, i più importanti successi militari russi sono stati ottenuti con i soldati che partivano dalla Crimea. Quello di cui hanno paura gli ucraini è: gli diamo un altro pezzo? E poi lui fra qualche anno ci riprova, perché i suoi uomini a Mosca dicono che ci vorranno 15 anni o 20 anni. Gli ucraini pensano che Putin ingannerà gli occidentali, dirà delle bugie, come ha detto fino al giorno prima, che l'invasione non ci sarebbe mai stata, che noi occidentali eravamo tutti isterici, e acquisterà sempre un pezzo in più per partire sempre più avvantaggiato finché non avrà in 15 o 20 anni preso tutto. E questo è quello che gli ucraini temono, e questo è il motivo per cui di Putin non si fidano e dicono credete a noi, perché l'abbiamo già visto, è quello che è successo dal 2014 a oggi. Putin ha preparato questa guerra per 8 anni. Punto numero 2, Zelensky. Zelensky deve volere la pace, Zelensky deve essere responsabile. Zelensky è il più responsabile. Zelensky era accusato fino al giorno prima di essere troppo soft con la Russia di Putin. Chiunque ci fosse eletto dagli ucraini e non imposto da una potenza straniera come è la Russia, qualunque altro politico ucraino ci fosse oggi al posto di Zelensky, sarebbe più duro di lui. Quindi Zelensky è la persona giusta rispetto a quelli che era, con tutte le sue imperfezioni, con la corruzione eccetera, era una democrazia l'Ucraina. Ha eletto Zelensky, gli altri, e Zelensky prima di questa guerra aveva dei problemi di consenso perché era attaccato da quelli che lo volevano più duro con Putin, più duro con la Russia. Quando noi diciamo bisogna abbandonare Zelensky pur di avere la pace, se abbandoni Zelensky, qui tutti sono, a cominciare dai governatori locali, da politici che sono diventati anche molto famosi per il loro coraggio, sì, perché hanno tenuto il morale alto delle truppe nelle loro zone, non vogliono concedere nulla alla Russia, ma perché pensano che sarà la prossima pista di lancio, che sarà un vantaggio per la prossima volta che fra un anno o 2 anni arriverà. Non si fidano. Senti, Cecilia, che la pace sia duratura. Ti faccio un'altra domanda, la faccio a te e a Mario Calabresi e poi sentiamo Michele che ne pensa. Ma tu credi che oggi tra Zelensky e Biden ci sia un rapporto assolutamente inscalfibile all'interno del quale l'Europa non riesce ad inserirsi seriamente? Oppure, perché Santoro dice è Biden che ha le carte in mano e Biden che vuole far sanguinare Putin fino a farlo stramazzare per avere un cambio di regime a Mosca, e quindi non ha interesse di Biden dare concessioni ora, ma punta sullo sfinimento di Putin a lungo termine, no? Zelensky è la spalla giusta per questo progetto di Putin? Per questo progetto di Biden? Scusami, di Biden. Diciamo, scusami. Zelensky
io penso che sia, come dicevo poco fa, quello più disponibile nel panorama politico ucraino a trovare un accordo che non sia troppo gravoso per l'Ucraina. Non faccio ipotesi su quello che è in testa invece Biden. Blinken, il suo segretario di Stato, il giorno dopo ha detto che non intendeva regime change, Boris, in Russia, quindi il cambio di regime in Russia, però la sensazione, ed è difficile dargli torto in questo momento, la sensazione di chi ha sostenuto di più anche militarmente la resistenza ucraina, quindi gli americani e gli inglesi, è che in questo momento è il momento sbagliato per criticarli, perché questo è il momento in cui i russi hanno detto ci ritiriamo dal nord, facciamo un passo indietro. Non è il momento di dare segnali di cedimento, quindi in questo lo pensi diversamente da Santoro? No, in questo momento gli ucraini dicono: ma vedete, noi abbiamo resistito a Mykolaiv, dove ero fino a ieri, c'è una controffensiva potentissima che sta ottenendo importanti successi degli ucraini, noi abbiamo resistito e adesso Putin ha cambiato strategia e non dice più che vuole Kiev, dice che vuole solo il Donbass e ritira alcune delle sue truppe. Allora, non significa che questa situazione sia immutabile, le cose possono peggiorare, però loro dicono invece fare il muso duro con Putin funziona, perché ci dite che se la strategia sta funzionando perché... Mario Calabresi.